Ciao Roswitha. Il conto, per favore. Sei arrivato finalmente. Sono stata seduta lì per un'ora. Non potevo venire via. Non ti dava il permesso? Che vuoi dire? Che permesso? Non vuole sapere dove vai, quando esci? Beh, è logico che lo voglia sapere. Ah sì? E tu gliel'hai detto? Ma che sciocchezze. Perché non ti siedi? Posso avere una birra? Subito. Hai deciso qualcosa o no? È difficile per oggi. L'avevo immaginato. Perché? Ieri aveva detto che oggi avrebbe fatto una scappata laggiù. Oggi ha cambiato idea. Che colpa ne ho io? Sì, hai ragione. Chissà che non ci ripensi. Semmai ti chiamo subito. Io non so se rimango in casa. Beh, e se d'improvviso dice che ci va? L'occasione la dobbiamo afferrare al volo, se... Servito. Grazie. Vuoi qualcosa tu? No. Roswitha. Non dovrei uscire aspettando che lei vada nella sua casa di campagna? Ma no, questo no. Allora perché me lo racconti? Hai soldi? Soldi? Sì, soldi per il jukebox. Che c'è? Roswitha deve venire al telefono. La vogliono. Chi è? Per Roswitha. Telefono. Sì, vengo subito. Pronto, Roswitha? Sta andando via adesso. Sì, è già fuori. Vengo da te, sarò lì tra 10 minuti. Certo, i tuoi ci sono, vero? Sì, bene. Arrivo. Resta, apro io. Signore e signori, buonasera. Buonasera, signor Maglio. Ah, è lei. Buonasera.
morti. Buonasera, signora. Buonasera. Questa notte nel cantiere Schulz sono saliti. Ah, il telegiornale. Non vorrei disturbare. Ma ecco appunto, va di là. L'ospedale con prognosi riservata sono Heinz Gütlab, Fritz Schönemann, Walter Krebs. Heinrich, non entrate in camera mia. Bertolt. Te lo porti a letto subito? Lütbold Strame, Friedrich Stunde, Heinz Gableiter. Perché non hai comprato una bottiglia per mio padre? Perché poi quello si ubriaca. Sai che bel testimonio sarebbe, allora? Gliene comprerò quante ne vuole, dopo. Come mai la signora è andata in quella casa oggi? Ha sempre da trafficare, quella. C'è un sacco di roba là del suo primo marito. Di solito ci sta poche ore. Spegni la luce, vado. C'è qualcuno? Alfred? Alfred, è idiota spaventarmi così. Vuoi ammazzarmi? Sei qui per... Tu mi vuoi ammazzare. Tu puoi... E togliti quei ridicoli guanti! Idiota! Spegni la luce, in camera da letto. Prendi la valigia. Esci prima tu.
Continua. Guida tu. Dove andiamo? A casa? A casa? Non andiamo a casa questa volta. Andiamo alla polizia. Sei tutto sporco. Sì. Sì, lo so. Vieni qui. Li sveglio? No, no, li sveglio io. Ehi, signora Meinecke, la trasmissione è finita. Ah, e lei? Che ore sono? Le 11 passate. Buonanotte. Buonanotte. Arrivederci. 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 Dunque, la signora si chiamava Martha Balke. Questa casa le apparteneva, però lei abitava in città. Che cosa si dice del marito? Il marito stamattina ha chiamato il commissariato, dicendo che sua moglie non era tornata a casa. È qui fuori. Per favore, va a chiamare il signor Balke. E la gamba? Come va? Ti dà ancora molto fastidio? È quasi guarita. Infatti ho ripreso servizio. Sarà il caso che tu prenda qualche altra lezione di guida, immagino. Scusate. Il signor Balke. Lei è il marito della defunta, oppure? Sì. Lei era più anziana. Di quanti anni? 15 anni. Preferisce andare nell'altra stanza? Grazie. Ci racconti un po' quello che sa. Sì, ma non so molto. Ieri sera rientrando non l'ho trovata a casa. Non aveva detto né lasciato scritto niente. Non vedendo neanche la sua auto, ho creduto che fosse andata da qualche amica, come altre volte. Stamattina però, preoccupato, ho avvertito la polizia. E assieme alla gente è venuto direttamente qui. Mi è venuto in mente, infatti, che forse poteva esserci venuta per prendere qualcosa, dato che questa casa stavamo per venderla. E così l'abbiamo trovata morta. Sembrerebbe, a quanto pare,
che l'abbiano strangolata, è così? Sì, sì. Ieri sera lei non era incasato molto presto, vero? No. Ho fatto una visita fino alle 11, 11 e mezzo circa. Dove esattamente? Vicino alla stazione ovest. Quando è uscito di casa sua? Verso le 8. E sua moglie è rimasta a casa? Sì. Perché non è venuta con lei? Era stanchissima. Ah, dopo è uscita ugualmente, però. Già. Già. E quando lei e il poliziotto stamattina sono arrivati qui, questa serratura era già stata forzata? Sì, sì, io l'ho detto subito. Qui hanno forzato la porta. Non crede che sia stata sua moglie? E perché mia moglie? Lei aveva la chiave. No, no, è stato un rapinatore. Sono venuti già qui un paio di volte. Certo, però la cosa è molto strana. Molto. Ma perché? Che cosa c'è di tanto strano? Ci rifletta un po'. Sua moglie arriva qui beata e tranquilla come al solito e trova la porta spalancata. Beh? Vedendo inoltre la serratura forzata, avverte la polizia, no? Già. Ma forse il rapinatore era ancora qui quando è arrivata lei, no? Lui ha avuto paura e... Ah. L'ha aggredita. Ecco, sì. L'avrà fatto per paura che lei gridasse, che chiamasse qualcuno, non so. Chi è questo? Il primo marito. Che cosa avrebbero rubato? Io non... L'agente di polizia ha detto che non dovevo toccare niente. Lo faccia adesso. E io però non so... Non so quello che c'era qui. Da quanto eravate sposati? Da poco più di 6 mesi. E qui poi... Non venivo mai. Non credo di potervi aiutare in questo. Non credo neanch'io. Comunque può andare, arrivederci. Fatti dare l'indirizzo di quelli della stazione ovest prima che se ne vada. Alla tua salute. Pronto, signor Heine? Potrebbe chiamarmi la signorina Meinecke, per favore? Sì, grazie. Tante grazie. Chi è? Ciao, Roswitha. Sono a casa. Volevo dirti soltanto che tutto è a posto. Che cosa? Di sopra c'è la polizia. Sì, la polizia è di sopra, da noi. La polizia? Sì, hanno mandato quando sei venuto da noi l'ultima volta. Ti chiamo più tardi, ok? Molte grazie, signor Heine. Prego, prego. Già, quando è che se n'è andato? Di un po' tu, che ora era? Era da poco terminata la TV. Lo vediamo subito, basta guardare i programmi. La rivista TV dov'è? Che ci vuoi fare? Vedere che ora era quando sono finiti i programmi. 11:30. Ed è stato qui per tutta la sera? Esattamente. In questa camera? In questa camera. E che ci fa con noi quello? Stava con lei là dentro. Noi due non siamo interessanti per lui. Chiudi un po' il becco. Già, devo sempre stare zitto, vero? Si può entrare di là? Prego.
Lei ha rapporti intimi con il signor Balke? È chiaro. Come mai? Non capisco. Sapeva che il signor Balke aveva moglie? E con questo sono affari suoi. Non le ha mai parlato di sua moglie? Sì, certo. Non amava sua moglie? Amarla? Era più vecchia di sua madre. Lo sapeva anche prima di sposarla. Signor Meinecke, lei dice che il signor Balke è stato qui per tutto il tempo? Sì, in questa camera. Per caso non è uscito e poi tornato? Noi ce ne saremmo accorti. E se la stessa domanda gliela facesse un giudice? Un giudice? Mm-hmm. Risponderebbe ancora che ieri sera il signor Balke tra le 20 e le 23:30 era in quella camera? Sì. Sì, lo ripeterei di nuovo. Ah, buongiorno. Si accomodi. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Ho saputo che si è informato se io ieri sera ero proprio in casa dai Meinecke. Lo trova strano? Se non strano, sorprendente. Sembra addirittura che io sia sospettato di aver ammazzato mia moglie. Infatti è così. Che cosa ha detto? È una possibilità che non possiamo escludere. E vogliono bere qualcosa? No. Ah, molto carino qui. C'è anche molto spazio. Sì, 5 camere. 5 camere? Sì. È un appartamento comodo. È in una bella zona. L'affitto sarà abbastanza pesante, no? Non pago affitto, la proprietaria era mia moglie. Ci sono 6 appartamenti nel palazzo. Questo comunque è il più grande di tutti. Apparteneva a sua moglie. Apparterrà a lei adesso, perché immagino che sia il legittimo erede. Ha già trovato il testamento o è depositato da qualche notaio? No, no, eccolo qui. Dove lo teneva? In quel cassetto. Era il suo segretario. Ha spaccato tutto, eh? Eh sì, perché la chiave mia moglie la portava sempre con sé, nella borsetta. E ancora non gliel'hanno fatta avere? No. E lei aveva fretta. Allora? Che cosa? È lei l'erede? Sì. Ah, allora ci offra da bere. Ha della buona birra in casa? Sì, sì, con permesso. E poi le racconto come siamo giunti all'idea che lei potrebbe essere l'assassino. Beh, visto che la cosa si accomodi, no? Non è affatto male rimaner vedovi in circostanze come questa. Sì, ma non deve essere un genio, eh? Ed è anche fragile di nervi. Ha un perfetto alibi, però. Oppure pensi che i Meinecke possano... No, loro no. Mi domando solamente come ha fatto a imbrogliarli. Questa è storia vecchia. E non sarebbe il primo se riuscisse a farla franca. Ma non voglio che me la dia a bere e ci riuscirò. Io non so affatto quali rapporti intercorressero tra lei e sua moglie, per ora. Vi siete uniti per amore? Oppure lei si è sposato attratto solo dai vantaggi materiali che le si offrivano? Non è tanto assurda questa ipotesi. Avvalorata dalla necessità di procurarsi subito un'amichetta. Perché non le sarebbe dovuta venire l'idea di sbarazzarsi di sua moglie, senza perdere i vantaggi che quel matrimonio le offriva? Perché dice così? Lei lo sa dov'ero io a quell'ora? Sì, sì, come no. Ci hanno detto che lei era in camera, un alibi perfetto. E allora? Che cosa volete ancora da me? Chiacchierare. Fare 4 chiacchiere, le dispiace? No, no. Dove ha conosciuto sua moglie, signor Balke? Lei aveva una drogheria, suo marito, anzi, lavoravo lì, appunto. E quando suo marito è morto, 2 anni fa circa, allora, sì, ci siamo frequentati un po' e alla fine, sì, ci siamo sposati. E la drogheria? L'abbiamo venduta. Perché l'ha venduta? Non ero pratico, non avevo imparato. Un'azienda non è un gioco da bambini. Ma lei ci aveva lavorato. Come autista. Portavo il furgoncino, servizio a domicilio, garzone. E dopo la vendita, che cosa ha fatto? E che dovevo fare? Avevamo i soldi. Lei conosceva da prima del suo matrimonio Roswitha Meinecke? No, no, l'ho conosciuta, che so, appena 2 o 3 mesi fa. Sua moglie lo sapeva?
Questo non lo so. Lei non gliel'ha detto? No, di certo. Perché? Lei l'avrebbe fatto? Sua moglie ha parenti? Fratelli, figli? No, non ha nessuno. Ah, sì, ha una sorella, ma vive in America. Grazie per la birra. Ma non l'hanno neanche bevuta. Ma che diavolo li ha presi adesso? Che c'è? Niente, più niente. Ah, lei dovrà provvedere a seppellire la signora quando ne riavrà la salma. Sì. Sì. Grazie. Mm? Ehi, ti ha anche ringraziato. Sì? Rosvita. Tesoro, a cosa fila liscia, sai? Fa la valigia. Fa la valigia e vieni subito qui. Di volata. Sì? Sì. Ditele di venire da me. Una visita per noi. Viene la signora Jensen. La signora Jensen? È arrivata dall'America. La signora Balke era sua sorella. E cosa le direi? Che l'assassino è ancora libero perché noi siamo due idioti. Avanti, prego. Buongiorno. Mi chiamo Jensen, Johanna Jensen. Ah, sì, salve. S'accomodi, prego, signora. Scusi il nostro imbarazzo, ma abbiamo visto sua sorella. Voglio dire che era già morta quando l'abbiamo vista, però ora è come se fosse entrata lei. Dio lo volesse. Già, capisco il suo stato d'animo, prego. Non sono arrivata in tempo per il funerale. Mio cognato purtroppo non mi ha avvertita in tempo. Non l'ha avvertita suo cognato, signora. Siamo stati noi. Loro? Non conosce suo cognato? No, non ci siamo mai visti. Io però so qualcosa di lui. Mia sorella mi scriveva spesso. È stato lui ad ucciderla. Perché mi fa questa domanda? La povera Marta era molto innamorata, però 3 mesi dopo il loro matrimonio si era accorta di aver commesso un grosso errore. Me lo ha scritto qui, nella sua ultima lettera. Ah, gli occhiali. Il mio inguaribile ottimismo mi ha ingannata. È un immorale di carattere volubile e l'unica cosa che lo interessi di me sono i miei quattrini. Cercherò di difendermi, preparandomi al peggio. Dov'era lui quando lei è morta? Lui era da una sua amica, stavano dormendo, a quanto sembra. Lei è giovane? Sì, molto giovane. Ora si è trasferita da lui. Si è trasferita da... prima ancora che mia sorella fosse sepolta, forse? Sì. Beh, ma che cosa deduce lei da questi fatti? Le devo confessare che ci siamo bloccati. Forse è lui l'omicida, ma non possiamo dimostrarlo. Brancoliamo alla ricerca di qualche prova. Non riparto allora. Aspetto. Ha già preso una camera in albergo? No, sono venuta direttamente qui dall'aeroporto. Signora Jensen, questa strana somiglianza tra lei e sua sorella mi ha fatto saltare in testa dei progetti alquanto stravaganti. Conosce quell'appartamento? Ci ho vissuto gli anni più belli. Era la casa dei nostri genitori. Sarebbe un po' come a casa sua lì. Sì, capisco. Lei pensa che dovrei andarci ad abitare. Crede che io lì potrei scoprire qualcosa di utile? Solo un tentativo. Se lei se la sentisse, potremmo accompagnarla noi. Vi avrei chiesto io stessa di venirci con me. Se l'assassino è lui, trovandosi improvvisamente la sua vittima di fronte, può darsi che si tradisca. Ah, ecco. Già. Però ci sarebbe da curare qualche dettaglio. Ho qui una foto di sua sorella. Gliela mostro malvolentieri, è stata presa sul luogo del delitto. Ma è necessario che la veda.
Sua sorella aveva una capigliatura un po' diversa dalla sua. Si faccia forza e la guardi. Dio. Crede di poterci riuscire? Sì, credo di sì. Credo. Credo di riuscirci. Non hai la chiave? Apri, no? Te l'ho data una chiave, l'hai già persa? Buongiorno. Entri pure. Alfred. Marta. Non sono Marta, sono Johanna, sono appena arrivata. La povera Marta è già sepolta, mi hanno detto. Non ricordavo che avesse una sorella. Mi è sembrata proprio lei. È stato un grosso spavento. Davvero? Perché non mi hai informata di tutto? Nell'emozione. Non trovavo l'indirizzo e non pensavo che tu, che ti sarebbe stato agevole affrontare il viaggio per venire fin qui dall'America. Neanche per dare l'ultimo addio a mia sorella. Beh, l'abbiamo informata noi. Ah, ecco. Sì, è stata sepolta ieri. Con gran discrezione e pochissimi intervenuti. Tu almeno c'eri? Sì. È logico, no? Soprattutto all'inizio. Se n'è andato quasi subito, infatti. Era accaduto tutto così rapidamente. In quale stanza alloggerà la sua ospite? Alloggerà qui? Nella mia casa? Sono tua cognata, no? E questa era la casa dei miei genitori. Ha ricevuto il pacco con gli indumenti di sua moglie, mi sembra. Sì, ho anche firmato. È nella sua stanza. Tutto in ordine, allora. Posso anche andarmene. Buonasera. Auguri. Beh, com'è andata? Come succede quasi sempre al cinema. Stava per venirgli un colpo. Di un po'. Sono stati consegnati in tempo gli abiti della morte. Sì, e se ne servirà anche. Abbiamo trovato una collaboratrice in gamba. Come mai la scientifica ha restituito tutto e subito? Non l'hanno mica restituito, l'ho portato via io. Dai anche a me qualcosa da bere. Ho messo quest'abito di Marta perché ho portato con me solo una valigetta. La sua roba mi va bene.
Non avrei dovuto metterlo. No, e perché poi? È giusto. Ghiaccio? Sì, grazie. È assurdo. Che cosa? È inconcepibile, pazzesco. Dover perdere una persona cara così. Sono assurde le parole stesse. Morta, strangolata. Tieni. Com'è avvenuto? Com'è avvenuto? Non gliene hanno parlato? Non te ne ha parlato la polizia, devono avertelo detto. Vorrei sentirlo da te. Perché? Lei voleva vendere la sua casa di campagna, vero? E quella sera era andata là. Che cosa era andata a farci? Era andata... c'era ancora roba sua. Foto, libri, lettere, non so. Non mi aveva detto che cosa. Ma ne devo proprio parlare. Ti tormento? Eh sì, è logico. È logico che mi tormenti. Tormenta anche me. E qualcuno le ha stretto le mani intorno al collo con forza. Sempre di più. Non si è difesa? Eh? E io che cosa ne so? Si è sicuramente difesa, su questo non c'è dubbio. Ma non ha avuto la forza di svincolarsi da un uomo più giovane e più forte di lei. È così. Deve essere una cosa terribile capire all'improvviso che quello ti sta ammazzando. Che hai? Ti dispiace che io ne parli? Sembra che tu stia per svenire. Scusami. È una cosa proprio terribile. Perdi facilmente il controllo, purtroppo. Come lo sai? L'ho saputo da mia sorella. Ti ha detto così? Sì. Parlava molto di te, nelle sue lettere. Guarda, le ho portate con me. Sì, deve essere questa. Ah. E inoltre perde il controllo facilmente. È un debole in fondo, senza principi morali profondi. Però io lo amo. Ha scritto così? Guarda anche tu. Io sto cercando di dargli qualcosa che lui ancora non ha avuto. Un po' di tranquillità. Perché è un povero essere tormentato dall'inquietudine. È un'analisi straordinaria. E a te dava fastidio che lei ti puntasse così gli occhi addosso. Come mai non hai voluto accompagnarla nella casa di campagna? Non ha voluto lei. Voleva stare sola. Eh sì, era sola in tutti i sensi, cioè no. Era con il suo carnefice. Già. Che cos'è che spinge un individuo a commettere un simile delitto? Non capisco. Entra in una casa, uccide una povera donna e non ruba niente. Che cosa può spingere un essere umano a fare questo? Che cosa supponi tu? Non so davvero. Non posso neanche immaginarlo. Tieni. Tu dov'eri quando lei è morta? Io? Stavo... È scritto tutto nel verbale, no? C'è scritto che eri assieme a una tua amica. È la stessa che ha i suoi vestiti nell'armadio di Marta? Vestiti? Ma quali vestiti? Vestiti che non potevano essere di Marta perché sono di quelli che portano oggi le diciottenni. La ragazza che indossa questi vestiti alloggia qui adesso. Che discorsi? Qui non ti capisco. Ancora non ha imparato a dire la verità. Non è un cattivo ragazzo, però girerà sempre molto a largo da qualunque tipo di verità. Una specie di idiosincrasia.
È qui. A volte penso che è così perché nessuno si è mai occupato di lui. Già. Rimani molto tempo qui? Questo dipenderà da te. Perché da me? Dal tuo aiuto. Io voglio sapere chi l'ha ammazzata prima di ripartire. E riuscirò a saperlo, vedrai. Ma non hanno trovato indizi. Sei stata anche tu alla polizia, lo sai che non sono riusciti a trovare niente. Sì, me l'hanno detto. Erano rapinatori, negli ultimi mesi sono entrati lì due volte. Io ho fatto mettere a verbale anche questo, sai? Sì, l'ho letto. Due volte! Hanno messo tutto sotto sopra, forzati gli armadi, vuotati i cassetti, tutto sparso sul pavimento. Quasi come adesso, no? Sì, 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 proprio così. Ho bisogno di bere ancora. Anche tu. Salute. No. Marta non beveva mai, vero? No. Questa roba è tutta quanta per te. Lui beve e qualche volta si ubriaca, non posso levargli questo vizio. Dice che ne ha bisogno, se no si sente senza coraggio, senza forza, senza volontà. E allora bevi. Facevi il garzone, eh? Consegne a domicilio era la tua specialità. Che diavolo ha trovato in te? Che cosa le è piaciuto? Ti ha detto che cosa l'ha convinta a sposare te? Ti ho fatto una domanda. Che cosa vuoi che risponda? Perché non lo sai? Eppure ne avrete parlato. Ti avrà detto perché un bel giorno ha deciso di sposare il suo garzone. Non lo sai davvero? No. Ho capito. Lo so io invece. Senti. È con me un ragazzo che mi fa tenerezza, è un ragazzo solo e tanto triste. Mi ha fatto compassione e ho deciso di aiutarlo. Non posso descriverti come mi sono commossa quando mi ha abbracciata per la prima volta. E poi, improvvisamente, è scoppiato a piangere, senza neanche saperne dare una spiegazione. Te ne ricordi? Non me ne ricordo. Già, tu non te ne ricordi. Chi ha molta fantasia la esercita anche rinunciando ai suoi ricordi. Nella sua mente si confondono morte, sentimento, ieri, domani. Asciugati tutto quel sudore. Apri, apri. Rosvita, va via, c'è sua sorella, vattene. Chi c'è? Sto parlando turco, è arrivata sua sorella dall'America. Sua sorella? Si accomodi. È venuta a prendere i suoi vestiti? Entri allora, riprenda tutta la sua roba e sparisca. Ti accompagno, vieni. Ehi, è proprio identica a lei. Lo sapevi che si assomigliavano tanto? No, che non lo sapevo, non lo immaginavo neanche. Quando l'ho vista mi è venuto un colpo. Ma sbrigati, sbrigati! Ma perché è venuta qui da te? Ce l'hanno portata, quelli della polizia. Perché è venuta qui? Per farmi cantare. Sì, ma può aspettare un pezzo. Tu intanto vattene. E torna quando lei se ne va. Se ne andrà prima o poi. Ecco fatto, andiamo, su! Vieni pure. Non c'è, si è chiusa in camera. Per ora te ne stai a casa tua.
Quella non rimarrà molto. Vedrai come me la tolgo presto dai piedi. Per favore, porti. No, non prendo niente. Grazie. Ho bevuto tanto per far bere anche lui. Troppo, forse. Dunque, ho fatto quanto potevo per riuscire a trascinarlo all'esasperazione. Niente da fare. Per quanto mi riguarda, però, la cosa è chiara. È vero. Mia sorella l'ha ammazzata lui. E lui ha capito che lei ne è convinta? Sì. Ma vede, lui ha parlato poco, non faceva altro che asciugarsi il sudore della fronte. E Marta come ha potuto innamorarsi di quell'uomo? Non è neanche... non è niente. Le ha domandato dove andava? No, lui è andato via prima di me. Era arrivata anche quella sua amichetta. Io l'ho buttata subito fuori e lui si è sentito in dovere di accompagnarla. Con la sua macchina? No, hanno fermato un taxi e sono saliti. Harry, ci serve la macchina, subito. Me ne occupo io. Vorrei andarmene, se permette. Devo trasferirmi in un albergo. Non ancora, signora Jensen. So che è penoso per lei, ma non ci possiamo già dare per vinti. È tutto inutile se non avete altre carte da giocare. Non ne ho, purtroppo. Non ne ho nessuna. Però non mi arrendo, rifiuto di arrendermi. Invece io mi sono arresa. Non dobbiamo farlo, soprattutto adesso, creda. Quell'individuo non può più reggere la guerra dei nervi, ne sono sicuro. Crollerà di colpo. Signora, mi conceda un altro tentativo, almeno. Harry. Si accomodi pure. È là dentro. Grazie. Buonasera, signore. Buonasera. C'è! Polizia criminale, apra subito, per favore. Dobbiamo vestirci, ce ne dia il tempo. Sì, però sbrigatevi, per piacere. Lo arresta adesso? Questo si vedrà. Nostra figlia però non ha niente a che farci. Io ci metterei la mano sul fuoco. Allora non avrà nulla da temere. Buonasera. Che cosa vuole ancora? Come mai viene ancora qui? E prima accendiamo la luce. Devo pregarla di venire con me, se è pronto. Perché? Che c'è? Deve avere un mandato. No, abbiamo bisogno soltanto di qualche chiarimento e basta. Finisca di prepararsi. In tribunale le domanderanno se il signor Balke è stato sempre qui con lei in quella tragica serata. Ha riflettuto sulla risposta che dovrà dare? Che cosa vuole da lei? Quello che sapeva lo ha detto. Certo che era qui. Oh, come fa lei ad esserne così sicura? Lo giurerebbe? Giurarlo? Che bisogno ce n'è? Di là c'erano loro due, se ne sarebbero accorti se fossi uscito, no? Andiamo. Buonasera. Buonasera. Su, venga. Dove andiamo? Che facciamo qui? Perché la mia macchina è qui? Entri in casa.
Che devo fare io qui? Entri in casa, si guardi attorno. La porta è aperta. Coraggio. Era così la scena quando lei è entrato in casa? Lei sapeva che sua moglie era qui, nella casa di campagna. È entrato improvvisamente, passando dalla veranda. Quando sua moglie se n'è accorta, si deve essere spaventata. Giacché aveva cominciato a non fidarsi più di lei. Confessi finalmente che è stato lei ad ammazzare sua moglie. Che qui, in questa stanza, le ha messo le mani attorno al collo. E che le ha stretto forte la gola finché non è morta. È stato così? No, no, non è stato così. Non è stato così, no. È stato così? Sì, è stato proprio così. No! Allora ci dica lei com'è stato, ce lo dica! No, non sono stato io. Non sono stato io. Non l'ho ammazzata io! Non sono stato io ad ammazzarla! Non l'ho ammazzata io! Scusate, non resisto più. Scusate. Cosa si aspettava lei, ispettore? Che confessasse? Perché no? Non ha un temperamento forte. Al contrario, lo ha molto debole. Prego. Grazie. Non vuole ammettere la sua colpa per paura di prenderne coscienza. Dovevo tentare, Harry. Sì, hai ragione. Per favore, mi accompagni. In un albergo, sì. No. In quella casa. Sì, però a questo punto può essere pericoloso per lei, lo sa? Lo so. Beh, io rimarrò nelle vicinanze. La spia telefonica è sempre in funzione. Ricordi il numero e mi avverta appena arriva. Sì. È in camera sua.
Ecco. Avevo questi. Ho fatto così. Sono stato io. Io sì. Sono io che l'ho ammazzata. Sono stato io. L'ho fatto io. Sono stato io. L'ho ammazzata io.